Cari amici, è per me oggi motivo di grande gioia celebrare la Pasqua del Signore per voi e con voi. Ogni domenica è la Pasqua della settimana, assieme all'Arcivescovo, ai sacerdoti e ai diaconi. Desidero sottolineare per voi, come ha detto Gesù nell'ultima cena, per voi, per noi, per tutti. E questo è il mandato per le sorti, il nome mio per voi, per tutti. Comincia per me una nuova avventura con gli occhi e il cuore di un bambino al primo giorno di scuola, come ho detto ieri all'intervista al giornale. Comincia questa avventura, anche se gradisca, è stata già una tappa nel mio cammino sacerdotale. E oggi vi ritorno dopo 20 anni, uomo adulto, maturo nel sacerdozio e nella vita. La storia di questa nostra città è gloriosa. L'intelligenza, la forza morale e di fede dei padri è luminosa. Ha ospitato e dato il Natale a santi e a uomini illustri. Penso al beato Marco Damiano e a quel segno di fede che ci ha lasciato come sigillo del nostro comune, la Croce Vittoriosa. Le mura, a difesa delle case degli uomini e della casa di Dio, la Madonna della Porta che benedice chi entra e chi esce. Difesa della fede, anche per Gorizia, con cui ha condiviso per secoli la sede arcivescovile. Ancora più antica è la storia di Farra, il cui nome longobardo tradisce una ultramillenaria tradizione della fatica, del sudore e dell'amore delle nostre genti. Noi siamo chiamati qui, oggi, ora, a vivere il mistero della vita che è l'unione, ricerca della verità e dell'eternità che è qui. Egli è qui, quando prendiamo il pane e il vino, quando diciamo le sue parole, quando chiediamo di Egli è qui per sempre, per aprire i nostri occhi affinché lo riconosciamo, quel Padre, e soprattutto nella sua parola. L'Arcivescovo, che ringrazio per la fiducia di questa nomina, ci ha scritto nella lettera pastorale che ho già citato, anch'io mando voi, che leggeremo e mediteremo insieme nelle tappe e nelle modalità previste dalla diocesi. Quattro parole chiave, unione, missione, ministerialità e cultura sociale, che si traducono in parola di Dio, annuncio, catechesi, comunione. Per me, eccellenza, si aggiungo passione, con due significati. Fare le cose in maniera appassionata, passione nel vivere le gioie e le fatiche, nel compatire insieme con gli altri. Il mio compito, insieme a Don Claudio, e ai diaconi, ai catechisti, ai ministri dell'Eucaristia, ai consigli pastorali, agli affari economici, agli scavi, alla Zona Cattolica, alle Acri, alla Rinascita Cristiana e a tutte le persone di buona volontà che operano in parrocchia, è quello di aiutare tutti a crescere nella santità. Il cammino della santità è il discernimento tra il bene e il male e la scelta sempre solo per il bene, cioè per te. Desidero spiegare tre segni che ho voluto con me in questa Santa Messa di inizio di questo mio ministero. Il calice della prima messa, con dei miei genitori, e la mia vocazione, cresciuta in famiglia e in parrocchia. Prego perché altri giovani possano salire all'altare. La casula, segno del sacerdozio, e la casa di Dio, anche questa della prima messa, di cui la parola casula ricorda la tenda del convegno che custodiva l'arca dell'alleanza e che accompagnava il popolo nell'esodo. Possa aiutarvi in questo esodo a trovare la terra promessa, il paradiso. E poi l'anello con la pietra azzurra e l'eredità del mio parroco, Monsignor Fain, che ricordiamo, abbiamo ricordato 20 anni della sua scomparsa, che ripeteva sempre a noi seminaristi, che è il segno del nostro essere sposati con la comunità, azzurro
privilegio di Maria Teresa d'Austria, colore della contea di Gorizia e Gradisca, e quindi qui è proprio di casa. Gente mia, gente buona, l'unica nostra preoccupazione, mia e di Don Claudio, è che qui e in tutte le nostre chiese arda sempre la lampada rossa accanto al tabernacolo, così che possiate trovare sempre Gesù per pregare e un prete per abbracciare la sua misericordia e il perdono di Dio. Per il resto ci organizzeremo. Saluto tutti e ringrazio le autorità, i sindaci, l'arcivescovo, tutti voi, la Madonna della Vittoria, questo è un antico titolo della Madonna del Rosario, interceda per noi. Lo Spirito Santo ci aiuti a vincere qui in terra le tentazioni e i peccati per trionfare in cielo insieme a tutti i santi. Intercedano per me i santi sacerdoti che mi hanno preceduto. Penso al caro Don Gildo, che ho conosciuto, e come si dice dalle mie parti, in nome di Dio, avanti.